Come sempre, la giornata pre-fiera della Gamescom 2014 si conclude con la conferenza Sony, che segue di qualche ora quella Microsoft. Non ci aspettavamo un evento così denso di novità. Sono mancate probabilmente le sequenze di gameplay e anche l'attenzione sui titoli AAA che sono stati mostrati solo in alcuni trailer piuttosto sbrigativi. Il colosso nipponico ha però dedicato grandissima attenzione alle produzioni alternative e indipendenti che caratterizzano fortemente l'offerta di PlayStation 4. Fra le novità annunciate non possiamo non citare Until Dawn, survival horror presentato inizialmente per PS3 con il supporto per Move, che arriverà adesso invece sulla console next gen di Sony. Anche Housemarque sta producendo un altro shooter in visuale isometrica che si spera possa bissare il successo di Resogun. Fortissimo è poi il supporto delle software house indipendenti. Sul palco della conference sono saliti sia Mike Bittell che Bohemia Interactive a presentare quello che è stato forse l'annuncio più interessante della conference, ovvero DayZ in arrivo in versione console in esclusiva su PS4. Una piccola sorpresa che ci ha colto nel corso della conference è stato l'annuncio di un nuovo Silent Hill sviluppato da Kojima, un annuncio un po' enigmatico che in realtà è stato scoperto qualche ora dopo, ma che ha mandato in fibrillazione tutti i fan del survival horror vecchio stile. Le produzioni indipendenti e non solo in arrivo su PS4 sono insomma tantissime, e sebbene questo novembre non sarà forse ricordato come uno dei più intensi a livello videoludico, Sony ci ha promesso con questo evento un 2015 sinceramente esplosivo. Vale la pena citare, prima di concludere, anche Wild, il nuovo progetto di Michel Ancel, il papà di Rayman, che arriverà sempre in esclusiva su PS4. La parte un po' meno convincente della conferenza, quella un po' più verbosa, è stata dedicata ai tre progetti che ancora tentennano, ovvero il PlayStation Now, che in Europa dovrà fare i conti con un'infrastruttura di rete non certo eccellente, Project Morpheus, che ancora non ha una direzione precisa e continua a mostrarsi in forma di prototipo, e PlayStation TV, che non ha fatto grandi numeri neppure in Giappone e adesso con molta cautela si prepara ad avvicinarsi al mercato PAL. Complessivamente si tratta comunque di un evento bello, interessante, ricco di novità e con tanti giochi che si possono provare anche qui sullo show floor della Gamescom 2014. Restate quindi con noi per tutto il coverage.